Il centro visitatori di Saksum si trova nel villaggio di Abu Ghosh, a 13 km a ovest di Gerusalemme. È circondato da verdi colline che danno al luogo un tocco di una bellezza straordinaria. In un piccolo spazio e attraverso i touchscreen, il visitatore può ritrovarsi nei luoghi in cui Gesù ha vissuto la sua vita dalla nascita fino alla sua morte e resurrezione. Il centro comprende una cappella e 43 sale che offrono ai visitatori e ai pellegrini una meravigliosa opportunità per conoscere la storia della Terra Santa e soddisfare così una necessità spirituale e culturale attraverso la tecnologia moderna e i media digitali. Una passeggiata attraverso i corridoi del centro offre una straordinaria atmosfera di interazione tra le persone e i visitatori possono godere dei bellissimi panorami intorno. Nel cortile esterno, pareti e soffitti in metallo e le pitture sono appositamente progettati per evidenziare le tappe più importanti della storia della salvezza. Saksum è ora una realtà, un sogno divenuto realtà grazie all'aiuto di molte persone, di molti paesi. Attraverso una raccolta fondi durata 4 anni abbiamo donatori di molti paesi, gente che ha voluto aiutare la Terra Santa. L'obiettivo di Saksum è comprendere la Terra Santa. Nel centro per visitatori offriamo un tour multimediale che aiuta i pellegrini a capire la Terra Santa, perché siamo convinti che la Terra Santa cambia la vita di tutti. We are convinced that the Holy Land changes the life of everyone. Dopo l'apertura ufficiale del centro il 7 febbraio scorso, l'amministratore apostolico del Patriarcato Latino, Monsignor Pierbattista Pizzaballa, ha benedetto il centro alla presenza dello staff, di numerosi ospiti e donatori. Every Christian knows that there is a history of revelation, history of salvation. Jesus is the center of this history. Ogni cristiano sa che c'è una storia della rivelazione, una storia della salvezza. Gesù è il centro di questa storia. Abbiamo imparato, leggiamo la parola di Dio, ma è molto difficile comprenderla dal punto di vista storico e anche da quello umano, perché centinaia di anni sono passati e la Terra Santa dei nostri giorni non è la medesima. Impossibile quindi per noi comprendere da soli com'era, cosa è successo. Questo centro, con le nuove tecnologie, aiuterà a comprendere dal punto di vista storico, geografico, la storia della rivelazione e ad avere un'emozionante full immersion nella storia della salvezza per comprendere chi siamo e da dove veniamo. An emotional full immersion in this history of salvation can be very useful for all to understand who we are and from where we are coming.